Ciao da lunadividlab.it. Oggi riprendiamo la storia dell'arte bizantina. Vediamo l'età teodosiana, che inizia con Teodosio I, imperatore per le province orientali dal 379 al 395. Con l'editto di Tessalonica del 380, Teodosio proibì tutte le fedi non cristiane e l'arianesimo, e nel 391 proclamò il cristianesimo religione ufficiale dello Stato, proibendo la celebrazione dei riti tradizionali in tutto l'impero orientale. L'oracolo di Delfi venne chiuso e i templi delle antiche divinità vennero distrutti o trasformati in chiese. Poco dopo anche l'Occidente fu coinvolto in questo processo di cristianizzazione. In ogni caso, la cristianizzazione di Costantinopoli procedette relativamente a rilento, perché qui Teodosio non mostrò molto interesse nel costruire chiese o nell'apporre simboli cristiani nelle opere di sua committenza. Invece diede un gran contributo all'urbanistica cittadina, grazie alla costruzione di un nuovo foro, in linea d'aria poco distante da quello di Costantino. Anche questo foro era fortemente monumentalizzato, sempre nel senso della tradizione romana. Vi si accedeva tramite un arco trionfale, del quale restano tracce nel basamento di un edificio ottomano che è stato costruito al suo posto, e frammenti conservati al museo archeologico. Da questi resti risalta l'altissima qualità del modellato delle figure, che mostrano l'avanzare della rappresentazione idealizzata dei personaggi rispetto al realismo romano e un gusto per la ritmica della paratassi, ma al tempo stesso anche un programma decorativo in perfetta continuità con le antiche tradizioni rappresentative delle vittoriose campagne militari imperiali. La scultura di età teodosiana è un ultimo esempio di altissima qualità di questa tecnica, perché sia la scultura a rilievo che quella a tutto tondo fu destinata ad una rapida scomparsa nell'Impero d'Oriente. Così gli studiosi hanno creato una categoria apposita, che è appunto denominata scultura teodosiana, che utilizza il marmo detto proconnesio, che è bianco con venature grigio-azzurre, cavato in un'isola del Mar di Marmara, ed è un materiale di uso quasi esclusivo in tutte le fondazioni costantinopolitane. Vediamo quindi un'opera di scultura eccezionale dell'epoca di Teodosio, che ci illustra in maniera chiara la società bizantina e la sua rigidissima stratificazione sociale. Siamo di nuovo nell'ippodromo di Costantinopoli per vedere stavolta la cosiddetta base dell'obelisco di Teodosio I, sopra la quale si erge appunto l'obelisco egiziano che abbiamo visto anche la scorsa volta, che fu qui collocato nel 390 circa. La base è di marmo proconnesio ed è scolpito su tutte e quattro le facce, che fra poco andiamo a vedere. Nella parte inferiore, sul lato sud-est, vi è un'iscrizione latina e sul lato nord-ovest un'iscrizione greca, che celebrano la vittoria di Teodosio I sugli usurpatori Massimo e Vittorio e la sua discendenza, cioè Arcadio. Dal contesto si deduce che per erigere l'obelisco le difficoltà furono tante e che addirittura in precedenza era stato a lungo giacente in terra, finché al tempo di Teodosio, durante la prefettura di Proclo, in 30 giorni l'ardua impresa era finalmente riuscita. Il nome di Proclo è stato visibilmente scalpellato e riscritto in tutte e due le iscrizioni. Questo perché questo personaggio cadde in disgrazia nel 392 e fu giustiziato l'anno successivo, ma venne poi riabilitato dall'imperatore Arcadio nel 396. Sempre nel basamento inferiore, ma a nord-est, abbiamo la scena narrante la laboriosa erezione dell'obelisco, che è divisa in due parti dallo stesso obelisco, sul quale si distinguono alcuni geroglifici, ancora giacenti al suolo e sotto il quale passano fasci di corde tese che fanno capo a due serie di argani, le macchine per il sollevamento. Alcuni personaggi sorvegliano queste operazioni di sollevamento mentre in secondo piano vi sono dei musicanti. In basso a destra si vede l'obelisco già alzato con alcuni operai intenti a tagliare le corde. Nella scena sud-ovest sono rappresentate le corse delle quadrighe nell'ippodromo, raffigurato con i suoi monumenti. A queste immagini di carattere narrativo si contrappongono quelle scolpite sulla base superiore, con solenni rappresentazioni di Teodosio I, Valentiniano II, imperatore dell'Occidente dal 375 al 392, e i figli di Teodosio, Arcadio e Onorio, i quali, insieme alla corte, presenziano ad una serie di cerimonie e di giochi nell'ippodromo. Lo schema compositivo delle quattro scene è grosso modo analogo. Sul lato nord-ovest, che stiamo vedendo, all'interno di una loggia con due colonnine sormontate da un arco, sono quattro figure maschili assise, che indossano la tunica e la clamide, fissata sulla spalla con una fibula, e hanno nella mano sinistra un rotolo, che forse allude alla loro autorità giudiziaria. La loggia è una forma abbreviata, schematizzata, di quella della struttura che collegava il palazzo imperiale all'ippodromo,
che comprendeva sale di ricevimento, gallerie, stanze private e a livello dell'arena una piattaforma con portico dove l'imperatore premiava i vincitori. L'architettura enfatizza la ieratica presentazione del gruppo imperiale, isolandolo dai personaggi laterali che sono dignitari e guardie imperiali che tengono scudo e lancia. I panneggi di questi personaggi sono fluidi e resi con cadenze ritmiche caratterizzate da effetti chiaroscurali. Le teste sono veri e propri ritratti, per la ricercata caratterizzazione dei volti. Nel registro inferiore abbiamo invece le tribù barbariche occidentali, con vesti di pelli, e orientali, con berretto frigio e tuniche persiane, che recano omaggio agli imperatori. Questa è la scena meno affollata, ma le figure sono leggermente più grandi e determinano così un maggiore effetto di monumentalità. Sul lato sud-ovest la scena del registro superiore è praticamente uguale a quella precedente, ma sotto la loggia due figure, una clamidata e una togata, si dispongono ai lati di una scalinata sopra una sorta di volta. Forse si tratta del passaggio che collegava la piattaforma sull'arena alla struttura imperiale. A destra e a sinistra ci sono due file di spettatori, alcuni dei quali fanno un gesto di incitamento rivolto alla corsa dei carri che si sta svolgendo, rappresentata nel basamento inferiore che abbiamo visto prima. I rilievi di questo lato presentano un modellato particolarmente morbido e delicato. La più affollata è la scena sul lato sud-est. Comprende ben 82 figure. Stavolta vediamo la piattaforma dalla quale l'imperatore premiava i vincitori. Vediamo quindi la figura imperiale che porge con la mano destra una corona. Sullo sfondo si notano delle arcate, che forse rappresentano il portico che concludeva in alto le gradinate dell'ippodromo. Gli studiosi hanno notato un contrasto fra la resa delle teste, sempre ben caratterizzate, e quella delle figure, rese in modo convenzionale, quasi meccanico. Ma questa dicotomia formale si può spiegare con l'organizzazione del lavoro, perché le teste venivano realizzate in un secondo momento da artefici specializzati. Però va tenuto conto del fatto che in origine questi rilievi erano policromi, dunque l'impressione d'insieme doveva essere notevolmente diversa. Nel registro inferiore, dei danzatori si muovono al suono di vari strumenti, davanti agli spettatori, le cui teste assumono diverse posizioni dando l'impressione di seguire con lo sguardo le loro mosse. L'ultimo lato, a nord-est, mostra ancora la loggia, con un solo imperatore, i dignitari e le guardie. Accanto al capitello destro della loggia vi è l'unico simbolo cristiano in tutto il monumento, cioè un piccolo labaro con il monogramma di Cristo. Come sul lato sud-ovest, al di sotto della loggia, c'è una gradinata che separa i gruppi di spettatori. Questo lato è molto rovinato, anche a causa del canale destinato ad alimentare la fontana che stava sotto l'obelisco. La datazione di questi rilievi è discussa. Secondo alcuni furono scolpiti in tempi diversi, tra il 390, anno dell'erezione dell'obelisco, e il 396, l'anno in cui venne riabilitato Proclo. Un'altra teoria invece afferma che i lati furono scolpiti simultaneamente entro il 392, perché Onorio era raffigurato senza diadema, infatti la sua elevazione ad Augusto avvenne nel gennaio del 393. Inoltre nel dicembre 392 il prefetto Proclo cadde in disgrazia. Accettando questa soluzione, la disomogeneità formale dei rilievi potrebbero spiegarsi con la compresenza di più equipe di artisti. In ogni caso queste differenze non incidono sull'unità stilistica dell'insieme. Le composizioni sono rigorose, simmetriche. L'alto e il basso non sono in funzione spaziale e prospettica, ma in rapporto ad un'ascendenza e ad una scala di valori che determinano una convergenza verso le figure imperiali, che sono presentate in posizione assolutamente frontale. Vi è un totale disinteresse per la prospettiva razionale ed è stato quindi creato uno spazio convenzionale, scandito da pochi elementi metaforici dell'ippodromo, che inquadrano e coordinano la distribuzione gerarchica delle diverse figure. Tutto concorre ad astrarre le rappresentazioni dallo spazio e dal tempo, anche se vi sono scene reali, ma non realistiche. Ogni personaggio, l'abbiamo detto, è ben caratterizzato nei tratti somatici ed esprime un contenuto pathos, una sottile tensione psicologica che vibra nell'atmosfera di stasi. La cadenza ritmica dei panneggi attenua la staticità delle figure. Questa serie di rappresentazioni celebrative enunciano con estrema chiarezza l'essenza concettuale della teocrazia bizantina, una solenne sacralità. Per oggi è tutto, continueremo l'età teodosiana la prossima volta.